parola di Dio ci incoraggia anche questa mattina a confidare con tutto il nostro cuore, con tutte le nostre forze, con tutta la nostra mente in colui che non verrà meno. Il Signore non fa differenze. Egli è venuto, dirà Gesù, per salvare ciò che era perduto. E tali eravamo noi. Siamo stati salvati, fratelli e sorelle, perché qualcuno non è venuto meno al suo impegno. Ha pagato tutto il prezzo affinché noi potessimo realizzare in Cristo Gesù ogni promessa. Ma dobbiamo anche ammettere che a volte è necessario che noi affrontiamo la nostra persona, i nostri pensieri, i nostri ragionamenti. E questa mattina non vi siano pensieri tali da distogliere il nostro sguardo dalla persona, dall'opera che Cristo ha compiuto. E c'è questa promessa per quanti ancora non hanno accettato Gesù nella propria vita, nel proprio cuore. Chiunque avrà creduto, sarà stato battezzato, sarà salvato. E il Signore ancora questa mattina ci invita a rivolgerci a Lui. Il Signore è colui che cambia il cuore ed è per sua grazia se siamo quello che siamo. Ed è per sua grazia se noi possiamo invocare e pregare il nome del Signore. Ed è per sua grazia se, avendo sentito il peso del peccato, un giorno ci siamo avvicinati davanti al Signore. C'era qualcuno che ci teneva schiavi, che non ci permetteva di fare quello che è gradito a Dio. Ma c'è il Signore, Cristo, che ha combattuto. Ha vinto, perché non è venuto mai meno. In questo momento sei preso da qualche preoccupazione, sei preso da qualche ansia, sei preso da qualche pensiero che ti distrae. Il Signore non viene mai meno. Non a caso noi siamo qui o tu sei qui. Non a caso, qualcuno, forse anche proprio a casa, sta ascoltando adesso la parola di Dio. Il Signore ti sta dicendo questo. Egli non viene meno davanti al tuo bisogno, alla tua necessità.